Amici di YouTube, ben trovati in questo nuovo video. Come vedete con me c'è mio nipote Nicola. Voglio ringraziare alcuni dei suoi iscritti perché quando ho fatto la sponsorizzazione l'altra volta, quindi ha avuto diversi iscritti e vuole ringraziare in modo particolare a chi vuoi ringraziare, Nicola. Carmela Bruno Mancuso, Mariella Paradiso e Davide Netto. Bravissimo. E invece io voglio sponsorizzare questo ragazzo per Tom. C'ha 31 video all'attivo e 114 iscritti. Oltre a mia nipote, naturalmente, con Trigames Beat. Allora, la storia è un dannato alibi. Questo è uscito il 1 novembre del 2003 e c'ha 15 anni. Però attualmente sta in edicolo con la ristampa R. È uscito il 10 marzo. E su questo fumetto voglio salutare Flavio Sarnataro, che mi ha chiesto questa storia. Quindi oggi la dedichiamo anche un po' ai saluti. Allora, la storia inizia con una ragazza in macchina, è ferita e a stento riesce a guidare la macchina e si ferma nei pressi di questa casa. Questa casa è abitata da Diabolica Deva, che stanno progettando un colpo per svaleggiare la camera blindata del signor Adel Molusk. Quindi la ragazza arriva nei pressi della casa, nella casa di Diabolica Deva, e dicono: aiutatemi, vi prego, ha violentato e picchiato me, che poi questo me vediamo dopo cosa significa. Diabolik e Deva la portano in casa, però purtroppo la ragazza muore. Diabolik decide di tenerla nascosta per non far fare le indagini che può mandare a monte il suo colpo, quindi la mettono in congelatore che loro hanno in cantina. Per sviare le indagini, Eva Kent prende il posto di quella ragazza e si fa vedere alle 2:30 di notte nei pressi della stazione. Si fa vedere da parecchie persone e abbandona la macchina della ragazza proprio nel parcheggio della stazione. Però la famiglia, la polizia denuncia la scomparsa della ragazza perché non hanno notizie. E quindi in televisione viene data la notizia di questa ragazza e dicono che era stata vista insieme ad Ademo Lusk, il figlio di questo signore, perché alcuni giovani che apparentemente di buona famiglia hanno come divertimento la violenza. Allora questo ragazzo si chiama Emanuele Lusk, detto Meme. Ecco, Eva Kent appena sente la notizia in televisione dice: allora l'assassino è stato Emanuele, io devo vendicare questa ragazza. Però non dice niente a Diabolik. Diabolik intenta fare il colpo, riescono a svaleggiare una parte di questa camera blindata di Adel Molusk. Eva, per vendicare la ragazza, sapendo che Emanuele è un giocatore incallito di poker, organizza una partita a carte. Quindi gli fa perdere tutti i soldi. Quando Emanuele perde, vuole la rivincita e dice: aspettate che io abito qua vicino, vado a prendere altri soldi. Ma quando apre la camera blindata, trova il corpo della ragazza. Appena apre la camera blindata, dà un grido perché ha visto il corpo di Monica a terra. Eccolo qua, questa è Monica, sta nel retrocopertina. Quindi che cosa fa? Chiama il suo avvocato per farsi aiutare a rimuovere il corpo della ragazza, anche non sapendo come mai quel corpo si trova là. E quando arriva l'avvocato, appena stanno per uscire, Eva Kent fa scattare l'allarme e arrivano anche due poliziotti. Però sia questo Emanuele e sia l'avvocato riescono a disarmare i due poliziotti e riescono anche a togliere la pistola a uno dei poliziotti. Quindi Eva a questo punto si pensa che il suo piano è fallito, ma proprio in quell'istante due pugnali colpiscono sia Meme che l'avvocato e quindi Eva rimane sbalordita, dice: ma... E Diabolik dice: davvero credevi che non avessi intuito nulla? Perché Eva, per fare questo piano, dopo che avevano svaleggiato la camera blindata, aveva spruzzato del narcotico in faccia a Diabolik facendola addormentare, perché lei questa faccenda la voleva sbrigare da sola. Però Diabolik l'aveva già previsto questa cosa, perché sa, aveva capito che Eva Kent voleva vendicare la ragazza, quindi aveva messo i filtri nel naso e non si era addormentata e l'aveva seguita. Infatti il suo aiuto è stato provvidenziale,
E poi le ultime immagini. Dice, ero troppo impegnato nel colpo, avresti cercato di fermarmi, diceva. Forse sì, ma noi due non dobbiamo ingannarci mai. Io devo poter contare su di te sempre e tu su di me. Hai ragione, amore, rispondeva. Poi l'ultima tavola del fumetto. Ma se mi ritrovassi in una situazione analoga, temo proprio che mi comporterei allo stesso modo. E Diabolik, cosa devo fare con te? Testarda e cocciuta come nessun'altra al mondo. Forse tenermi come sono. E poi c'è il solito abbraccio e il bacio fra i due. Allora amici, se questo video vi è piaciuto, fate pure i vostri commenti, mettete un like e iscrivetevi al canale. Voglio rinnovare i saluti per il canale di Per Tom, poi voglio salutare Flavio Sagratari che mi ha chiesto questa storia, e saluto ancora la signora Marilena Paradiso, la signora Carmela Bruno Mancuso e David Nett. Ciao, a risentirci da Nicola Corvino. E da The Gatsby.